Buonasera ragazzi, questo video ovviamente non era in programma, però dopo che ha parlato Monociglio, non vogliamo fare una piccola analisi di quello che ha detto a mente un po' più lucida, ma neanche più di tanto, visto che la partita non è finita da neanche un'oretta. Allora ragazzi, praticamente quel pezzo di merda di Agnelli, perché mo così bisogna chiamarlo, Agnelli sei un pezzo di merda, pure tu mi fai schifo, eh? Tu mi fai più schifo da Allegri, mi fai più schifo da Allegri. E poi arriveremo pure al pezzo di merda facendo funzioni che sta in panchina. Praticamente ha confermato Allegri, no? Ha confermato Allegri. Ha confermato Allegri, e sarà il nostro allenatore. La Juventus non ha mai esonerato allenatore a stagione in corso. Balla, perché nella stagione 2008-2009 a Ranieri, l'ultimo 3-1 della Lega c'è da pigliare a Ferrara, quindi è la prima puttana della vita. Questo ti fa capire che anche il presidente, se così si può chiamare ancora, ma lì là tutto vede fuorché un presidente. E ti fa capire quando non sia lucido anche lui, non sia lucido. Lui se è un facente funzione, lui è suo amore, è il suo fidanzato, il suo amante, non so lucido. E praticamente lo ha confermato. Poi ha detto che la Juventus non ha fatto. Vabbè, queste cose qua, quello che ho detto, che non è solo la stagione in corso. Il Chelsea 2 anni fa si è allenatore a stagione in corso, ha cacciato a Lampard, ha pigliato a Tuchel, l'ha vinta la Champions League. Noi non lo possiamo fare, ovviamente. Che state scherzando? Poi ha detto praticamente una cosa che a me proprio mi ha mandato su tutte le furie, oltre già le bestemmie che avevo tirato, no? Quando ho sentito il fatto che Allegri rimane ancora, 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 porca di quella puttana troia, ancora sulla panchina della Juventus, e ha detto: no, io non trovo il colpevole, il colpevole siamo tutti quanti, è il collettivo. Allora, figlie da puttana, bastarde, cornute, chi te stramu, se tu dici che la colpa è del collettivo, mi spieghi perché hai esonerato Sarri? Mi spieghi perché hai esonerato Pirlo? Spiegameli questi esoneri, motivameli. Se tu dici che la colpa è del collettivo, non è del singolo, ma è di tutto quanto, allora tu ma dici a me perché hai esonerato Sarri che hai vinto uno scudetto? Perché hai esonerato Pirlo che ti ha portato due trofei? Se la colpa è del collettivo e non è del singolo, tu sei un pezzo di merda, sei una merdaccia. Tu non lo so, tu se ci fosse stato un altro allenatore oggi, la Madonna mia, a parte che la sarebbe stato esonerato da chissà quando, forse già da sconfitto contro il Benfica, se non prima col pareggio con la Salernitana, sarebbe stato dilapidato in piazza, sarebbe stato messo in croce e fucilato in piazza, e tu scendi in campo invece per difendere. No, allenatore, no, la colpa non è sua, non è sua la colpa è del collettivo. Allora chi te stramu, chi te stramu, chi te stramu, perché la caccia da Sarri e Pirlo se la colpa è del collettivo? Motivameli questi esoneri, motivameli questi esoneri, per non parlare del facente funzioni, se non risparmio nessuno, ragazzi. A me questi due personaggi veramente mi urtano, mi urta, mi fanno schifo. Questi due personaggi mi fanno schifo, sono il male della Juventus. Chi l'avrebbe mai pensato di dirlo? Che il presidente e l'allenatore sono il male della Juventus. Sono i giocatori, li assolvo. Non me ne frega un cazzo, ragazzi. Non me ne frega un cazzo perché i calciatori del Maccabi Haifa non sono fenomeni, non sono più forti dei calciatori che abbiamo noi. Ok? Non sono più forti. Punto. Quindi a me non me ne frega un cazzo di accusare i calciatori se camminano in campo perché non stanno allenati, sono scarsamente allenati, i preparatori atletici fanno schifo cazzo, io vuol dire capisti cosa sì o no, io non me ne frega un cazzo se quello non sa stoppare la palla, se quello è più scarso tecnicamente, non me ne frega un cazzo perché la Juventus di Antonio Conte aveva dei cegli e sti Carribbia matri e che erano fenomeni questi il campo se lo mangiavano, ma di che cazzo stiamo parlando? E arriviamo al clown che abbiamo in panchina, il clown che ha detto dimissioni? Assolutamente no. Quando una sfida diventa difficile è ancora più bella. Pum! Fanculo a chi ne è morto. Sto figlio di puttana bastard. Su sei un paraculo di merda. Tu dici così perché non vuoi perdere i soldi che ti prendi. Figlio di puttana, sei un figlio di puttana bastardo. Ecco che cosa sei. Tu e chi ti ha messo e chi ti continua ancora imperterrito a difendere. Siete il male della Juventus. Siete il male della Juventus. Siete il male della Juventus. Io sapete cosa vi auguro? La vita perde tutte quante i partite. Tutte le dovete perdere. Tutto quanto, tutti i partiti, a cominciare già dal derby contro il Torino. Spero che le perdiate tutte le partite. Tutte le dovete perdere, tutte le dovete perdere, perché voi questo vi meritate, tutte le dovrete perdere. Il fallimento deve essere a 360 gradi. Lupez da merda da monoci, no, le colpe non è del singolo, è del collettivo.
Il collettivo sono 80-90 persone. E allora tu perché hai suonato da Savi che ti ha vinto Scudetto? Perché hai suonato da Pirlo che ti ha portato di trofei? Pezzo da me. Dillo, se tu dici che la colpa non è del collettivo, non è del singolo, ma è del collettivo, motivami questi due esoneri. Con dei trofei in mano, porca di quella puttana troia. Cioè, quello là ti porta due di coppa, ti porta due di coppa, Pirlo ti porta due di coppa e tu cacci. Sarri ti porta Scudetto. Te prendi un scudetto e un calcio. E se la colpa non è del singolo ed è del collettivo, perché li hai cacciati? Tu queste cose me le devi mo dovevi motivarle. Nessuno che gli ha fatto questa domanda nello studio a Sky. Dei giornalisti pure imbarazzanti e incompetenti, servi e leccaculo. Nessuno che l'ha fatta questa domanda. Se ci fossi stato io gli avrei chiesto. Mi scusi, presidente. Già chiamarlo presidente e avergli fatto un complimento a quello. Quello tutto è fuorché un presidente. Ma se lei mi dice che le colpe di una mala gestione non sono di un singolo, ma di tutto l'ambiente, di tutto il gruppo, di quante cazzo ne strasit, ma allora mi spieghi l'esonero di Sarri con uno scudetto in mano e l'esonero di Pirlo con due trofei in mano? Me li motiva per favore. Mamma mia, gli avrei cagato in testa. Gli avrei cagato in testa. Gli avrei cagato in testa. Gli avrei cagato e pisciato in testa. Quindi ci tocca tenere questo clown fino a fine stagione, non è colpa sua, la colpa è di tutti. La colpa è di invece quando Steve Sarri e Pirlo è una colpa a loro invece, che erano degli incapaci. Avete capito che abbiamo come presidente un tiranno? Un tiranno, noi abbiamo un tiranno come presidente, non è un presidente, noi abbiamo un tiranno come presidente. Loro sono il male della Juventus, e io a queste persone qui, che sono il male della Juventus, auguro un fallimento a 360 gradi. Può essere che hai perdito tutti quanti i partiti, da cominciare da sabato contro Torino. Buonanotte a tutti, voglio.